Match che dedichiamo Ermanno a questo, alla Torre Eiffel, a Parigi, al suo ingegnere, diciamo, che l'ha costruita, un pochino alla storia che ruota attorno a quest'opera, opera peraltro anche discussa, soprattutto in fase di progettazione. Ma è eccezionale come opera, è eccezionale per l'epoca in cui è stata costruita, per l'altezza che ha raggiunto, per tutta una serie poi di storie sottese a questa costruzione, a come è stata ideata, alla concorrenza, alla corruzione che c'è stato. Quindi la Torre Eiffel, al di là di quello che uno va a vedere ed è bellissima, perché parliamo di una opera d'arte in ferro fatta a quell'epoca, di quell'altezza e di quel tipo di metallo, no? Che ancora oggi, se è stata ricontrollata, ancora oggi rientra nelle norme attuali di edificabilità, perché allora si calcolava la forza del vento 100 km all'ora, oggi a quelle altezze si calcola la forza del vento di 500 km all'ora. Nonostante tutto, diciamo che il progettista, l'ideatore Eiffel, il progettista è un ingegnere svizzero di giovane età, ma sicuramente molto, diciamo, creativo, ancora adesso rispetta i canoni della sicurezza. E quindi è una cosa eccezionale come costruzione. Ma dietro a questa costruzione c'è il signor Eiffel, che naturalmente come ingegnere ma anche come imprenditore cerca di ottenere quello che riuscirà a ottenere, altrimenti non avremmo avuto la Torre Eiffel, e arriva a, diciamo, a corrompere anche il governo dell'epoca, per cui fanno un bando esattamente sulla costruzione dell'opera che Eiffel voleva costruire e non della concorrenza. Ma abbiamo con noi degli storici che ci aiuteranno a capire meglio qual è il retroscena della Torre Eiffel, chi era questo personaggio Eiffel, quale genialità aveva e soprattutto come è stata costruita la Torre Eiffel, perché siamo all'epoca in cui, diciamo, usare l'acciaio era pressoché impossibile, perché non ce n'era in produzione in quantità tale che avrebbe consentito, il costo sarebbe stato impossibile. E teniamo presente che è un'opera di un privato, non è lo Stato francese che fa un bando e quindi poi paga l'opera perché poi servirà per magnificare quella che è stata il grande Expo di Parigi che commemorava la Rivoluzione francese, ma è un'opera fatta da un privato da cui poi dovrà trarre utili o quantomeno riuscire a pagare quello che ha fatto. E certo, questa è la grande opera di Eiffel, e di questo naturalmente abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire meglio. Certo, e ci aiuteranno anche a ricostruire un po' il periodo storico in cui questa torre è stata realizzata. Saluto e ringrazio per essere con noi il professor Leonardo Raito. Buonasera professore, grazie per essere qui con noi, docente di storia contemporanea all'Università di Padova. E saluto il professor Patrizio Zanella. Buonasera. Buonasera professore, grazie anche a lei di essere qui, uno storico e un giornalista. Ecco Ermanno, la Francia arriva, si avvicina a questa data, alla costruzione poi della Torre Eiffel, dopo un periodo non facile. Diciamo che 20 anni prima usciva da una guerra con la Prussia che l'aveva segnata profondamente. Ma non solo quella guerra, ma diciamo che è stato un periodo molto difficile per la Francia, perché diciamo dalla Rivoluzione francese passavano 100 anni e la Rivoluzione francese aveva capovolto tutta l'economia della Francia, che in un certo periodo fu anche molto avvantaggiata, diciamo, da Napoleone, perché Napoleone era un predatore, si diceva che i francesi non sono tutti onesti, ma sono tutti disonesti, ma buona parte sì. E si sapeva che anche quando è venuto a Venezia ha rubato diverse cose, arricchendo naturalmente la Francia. Ma poi ci furono altre crisi, come la guerra di Crimea, e ci fu l'imperatore Napoleone III, che era nipote di Napoleone I, il quale naturalmente combinò diversi disastri di guerre e di interventi
che furono anche a vantaggio dell'Unità d'Italia, ma però naturalmente pagò la Francia profumatamente queste problematiche. Non solo, ma la Francia restava in conflitto economico con l'Inghilterra e di conseguenza diciamo che questo conflitto pesava molto sull'economia francese, perché ormai i mercati, diciamo, del terzo mondo, dell'Oriente, erano caduti interamente in mano agli inglesi e quindi se ne avvantaggiavano. E allora in questo senso partiamo col primo contributo alla Francia prima della Torre Eiffel, cioè facciamo un quadro sintetico di quella che è stata la storia che viene prima della costruzione della torre. La Francia, che si avvicinava alla fine del 1800, era una potenza coloniale con territori in Africa e in Asia e stava vivendo una rapida industrializzazione e modernizzazione. Ma era anche un paese che sentiva ancora il peso della sconfitta nella guerra franco-prussiana, finita con la firma del Trattato di Francoforte il 10 maggio 1871, che l'aveva condannata a pagare una somma di 5 miliardi di franchi in oro alla Germania entro 3 anni, cedendo i territori dell'Alsazia e parte della Lorena alla Germania. Il crollo dell'impero di Napoleone III aveva avviato la fase della Terza Repubblica, proclamata a Parigi il 4 settembre 1870, mentre nel 1871 gli stati tedeschi avevano proclamato la loro unificazione con la costituzione dell'impero tedesco, guidato da Guglielmo I. Il pagamento dei danni di guerra, insieme alla perdita di territori, fu estremamente umiliante per la Francia e causò gravi problemi economici e sociali nel paese. La sconfitta e le riparazioni lasciarono però nei francesi un forte risentimento nei confronti dei tedeschi, che sarebbe stato successivamente un fattore importante nello scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Terza Repubblica, intanto, si trovò ad affrontare sfide come la ricostruzione economica del paese e la lotta all'instabilità politica e sociale, ma riuscì anche a portare avanti importanti riforme, tra cui l'introduzione dell'istruzione obbligatoria e gratuita e la creazione di un sistema di previdenza sociale. Durante la seconda metà del XIX secolo, la Francia attraversò anche un periodo di grande modernizzazione e industrializzazione, con importanti sviluppi nell'architettura, nell'ingegneria e nelle scienze, e fu in questo contesto che si arrivò alla costruzione della Torre Eiffel, che sarebbe diventata uno dei simboli più famosi della Francia e dell'epoca in cui fu realizzata. La costruzione della Torre Eiffel fu un grande evento per la Francia e per il mondo intero. La torre fu costruita in occasione dell'Esposizione Universale del 1889, la grande fiera internazionale che celebrava il centenario della Rivoluzione francese. Un'epoca caratterizzata da importanti movimenti culturali, il simbolismo, l'Art Nouveau e l'impressionismo, importanti figure culturali come Émile Zola e Auguste Rodin erano attivi in questo periodo. La Torre Eiffel si rivelò un grande successo da subito, con oltre 30.000 visitatori nel giorno dell'inaugurazione. Sarebbe stata la struttura più alta del mondo fino al 1930, quando fu superata dal Chrysler Building di New York. Ecco un breve incipit di questa vicenda molto complessa e molto affascinante. Prego, Raito. Allora, devo dire che questo filmato introduce un pochino il contesto storico in cui si svolge questa edificazione di quello che è diventato poi il monumento cardine della storia francese, ma anche della grandezza francese, se vogliamo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, siamo in un'Europa che sta assistendo all'ascesa degli stati nazionali, ma siamo anche in un'Europa che si sta caratterizzando per l'ondata importante di sviluppo legata alla seconda rivoluzione industriale. In questo contesto, se mettiamo insieme ascesa degli stati nazionali, volontà di predominio legata anche al colonialismo e all'imperialismo, questo sviluppo industriale, la Tour Eiffel diventa quasi un simbolo e la volontà di dimostrare una forza sullo scenario internazionale legata anche a un grande evento che è quello appunto dell'Esposizione Universale.
L'esposizione universale del 1889 è l'esposizione che segna il centenario della Rivoluzione francese. È un'esposizione che consente di dimostrare al mondo la forza dello sviluppo industriale di diverse imprese di tanti paesi europei e mondiali, però è anche, e il filmato ha centrato perfettamente, un esempio inequivocabile di quali sono i parametri di sfida su cui si lanciano le diverse potenze mondiali. I parametri di sfida sono quelli dei prodotti industriali, sono quelli dei prodotti legati a questo grande utilizzo di metallo, come quello che poi è stato utilizzato chiaramente per forgiare quelli che sono i materiali che hanno realizzato la Tour Eiffel, ma sono i metalli che sono stati utilizzati anche per forgiare gli armamenti che poi avrebbero portato i paesi europei a quella incredibile carneficina che tra il 1914 e il 1918 insanguinò l'Europa e il mondo e che fu la Prima Guerra Mondiale. Quindi ritroviamo in questo simbolismo tutti i prodromi di quelle che saranno poi le caratteristiche dell'Europa tra il fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Grazie, Zanella. La Tour Eiffel cosa rappresentava? Rappresentava qualcosa per i parigini o in quel momento i parigini non capivano cosa succedesse? Beh, oggi non ci sarebbe Parigi, non ci sarebbe la Francia senza la Tour Eiffel, è giusto ricordarlo, ma nel momento in cui fu concepita trovò molta resistenza, trovò molte avversità, non solo dei privati perché c'era un giardino, uno spazio molto aperto a ridosso del centro abitato, ma che era diciamo anche uno spazio che alcuni nobili, alcuni borghesi avevano acquistato l'abitazione con il vincolo che rimanesse parco e giardino. Quando una contessa che abitava appunto nei paraggi si accorge che stanno costruendo questo diciamo questo obelisco subito ribattezzato negativamente come l'asparago di ferro. Sì. L'asparago di ferro. Quando si accorse di questo, intentò subito una causa, aprì un contenzioso che rischiava addirittura di far tardare la prosecuzione dei lavori. In questo caso Eiffel fu costretto lui ad anticipare dei soldi, perché lo Stato francese non gli garantiva mica, ma fu costretto lui ad anticipare dei soldi perché lo Stato francese aveva previsto 500.000 franchi all'inizio, 500.000 franchi a metà dell'opera e gli altri 500.000 verso la fine, un valore di 7 milioni di franchi francesi pari a 100 milioni di euro oggi, insomma. Ecco, il contenzioso con la signora... Comunque questi non pagavano Tour Eiffel, era ben altra la spesa. Sì, dopo riuscirà a riaversi con... i biglietti, ma anche le procedure di affidamento dell'appalto in sé che ebbe, certo, fin dall'inizio. Sì. Ma la cosa curiosa e anche diciamo è stata un po' paventata nel filmato è che oltre all'opposizione di un privato c'è anche l'opposizione di un gruppo di intellettuali. Un gruppo di intellettuali, tra l'altro coordinati da Émile Zola, Guy de Maupassant, anche il figlio di Dumas, i quali pubblicano una violenta diciamo denuncia che si sta deturpando proprio il centro. La fortuna di, più che fortuna, era l'importanza di Eiffel è questa, che lui era amico del direttore delle Temps, il quale insieme all'articolo che esce il 14 febbraio appunto del 1887 pubblica anche la risposta dello stesso Eiffel e quindi neutralizza l'attacco di questi intellettuali. Ma oltre a questo aspetto è giusto tenere presente la anche... La risposta cosa consisteva? Ma la risposta, intanto gli intellettuali sollecitavano di più la bellezza del paesaggio, la purezza del centro abitato, mentre Eiffel è bravo a usare l'ironia, dice: non penso che alcuni intellettuali siano capaci di dimostrare che questa costruzione sarà negativa per la Francia. Usa garbo e ironia nella risposta di questo articolo e tutto sommato nell'opinione pubblica non c'è questo riscontro di negatività, perché gli intellettuali si trovano un po' tacitati dalla risposta immediata che Eiffel replica.
La cosa altrettanto curiosa è invece da sottolineare come Eiffel, ecco, mi viene da pronunciarlo la francese perché i francesi la pronunciano senza la I, Eiffel. Tra l'altro una curiosità da sottolineare è che lui non si chiamava Eiffel, ma si chiamava Alexandre Gustave Bonnichausen. Cambiò il cognome in Eiffel in omaggio alle sue montagne della terra natia. La cosa curiosa è quella che Eiffel all'inizio non è interessato a questo progetto. Ci sono questi due collaboratori che lavoravano nelle sue industrie, che allora producevano ferre, lavoravano per le ferrovie, costruivano viadotti e ponti, come sappiamo. Quindi la cosa curiosa è che Eiffel all'inizio è molto, diciamo, disinteressato del progetto, non lo capisce o non lo comprende, però non smorza neanche l'entusiasmo di questi due tecnici, Coquelin, Maurice e qualcun altro che se non ricordo il nome è Nouguier, ecco. E quindi li lascia lavorare. Ancora più interessante invece è la sfida che lui sente e interpreta proprio a livello politico. È giusto tenere presente che aveva un concorrente che stava progettando la stessa torre ma di pietra, c'è un salto di qualità. Ricordiamo che a quel tempo, come ha un po' ricordato bene anche il filmato, che a quel tempo le costruzioni fatte dall'uomo erano solo due. In quel tempo la torre, la piramide di Cheope 150 metri circa e la piramide intitolata Washington di 170 metri. Osare una costruzione di pietra o di metallo fino a 300 metri era una cosa inaudita, è stata una scommessa incredibile che era vinta. Certo, ecco, in questo senso abbiamo il contributo, appunto, entriamo nell'opera della Torre Eiffel in previsione dell'Expo di Parigi. Avrebbe dovuto rimanere in piedi per 20 anni e invece è al suo posto ancora oggi, a distanza di 134 anni. La Torre Eiffel ha dovuto superare non pochi ostacoli per essere realizzata, soprattutto per le cause legali da parte dei parigini. La torre fu realizzata dall'ingegner Gustave Eiffel e il progetto fu scelto tra i 107 che erano stati presentati al governo francese quale opera simbolo dell'Expo Universale che Parigi avrebbe ospitato nel 1889. Due i progetti che rimasero a confrontarsi, la torre in ferro di Eiffel e la torre solare, la Tour Soleil, dell'architetto Jules Bordet, che doveva essere una costruzione in grado di illuminare tutta Parigi senza bisogno di altre lampade nelle strade. Una torre faro dunque di granito alta 300 metri. Eiffel, per rendere credibile il suo progetto agli occhi dei funzionari comunali, ma anche dell'opinione pubblica, spese una fortuna in articoli di stampa, pubblicità e pubbliche relazioni e in particolare con il ministro del commercio e commissario generale della mostra che scelse alla fine la torre di Eiffel, malgrado il progetto non fosse peraltro ben visto da molti. C'era chi sosteneva che un'opera tutta in ferro avrebbe attirato centinaia di fulmini e chi diceva invece che avrebbe fatto da calamita per tutti gli oggetti di metallo di Parigi. Eiffel in quel momento era famoso soprattutto per i ponti che aveva realizzato in giro per il mondo e anche per la Statua della Libertà donata agli Stati Uniti d'America per celebrare l'indipendenza e inaugurata nel 1886. Ma molti ingegneri francesi comunque non lo ritenevano all'altezza di un progetto del genere. La costruzione iniziò il 28 gennaio del 1887 e durò 2 anni, 2 mesi e 5 giorni. Si iniziò con un'analisi geologica del terreno degli Champs de Mars per verificare che fosse un sottosuolo idoneo che avrebbe dovuto sostenere un peso variabile tra i 20 e i 25 kg per centimetro quadrato. Questo strato fu poi ricoperto da sabbia e ghiaia di diversi spessori importanti per sostenere le fondazioni. Il 1 luglio 1887 iniziò la costruzione dei 4 pilastri basilari a struttura reticolare caratterizzati da un'inclinazione interna di 50 gradi rispetto all'orizzontale, ma la sagoma della Torre Eiffel non era dovuta a questioni estetiche, bensì alla fisica e alla matematica per contrastare la forza del vento. Un escamotage utilizzato da Eiffel per ridurre le varie spinte fu la travatura metallica a maglie triangolari
triangolari per ridurre l'area esposta al vento, che distribuiva in modo uniforme i carichi sulle singole aste che compongono la struttura. Tecniche assolutamente innovative per l'epoca. Al momento della posa della prima piattaforma, la Torre Eiffel era già più alta della cattedrale di Notre Dame, di 69 metri, del Pantheon, 83 metri, e della cupola degli Invalidi, che con i suoi 104 metri era la costruzione più alta della città. Da quel momento fu tutta una corsa contro il tempo per rispettare i tempi di consegna. Chi non si presentava al lavoro la mattina veniva subito licenziato o comunque sostituito, e fu promesso un premio aggiuntivo a ciascuno degli operai in caso di consegna nei tempi previsti. Una volta completata, la torre era alta 312 metri, oggi ne misura 324 con le antenne. Il piano originale prevedeva che fosse smantellata dopo circa 20 anni, una durata di tempo necessaria per poter rientrare attraverso i biglietti delle spese fatte per costruirla. A salvare la torre fu l'idea di mettere sulla sua sommità un'antenna radio. Posta così in alto, divenne strategica per le trasmissioni radiofoniche durante il periodo bellico, ma anche per l'incredibile successo che ebbe come attrazione turistica. Dal giorno della sua inaugurazione ci sono salite oltre 250 milioni di persone. I suoi ascensori idraulici non hanno mai smesso di funzionare, tranne che nel periodo dell'occupazione nazista. Quando arrivò a Parigi, Hitler avrebbe voluto salirci sopra, ma quel giorno i tecnici addetti agli ascensori decisero in pochi minuti di sabotare gli elevatori, sostenendo che il guasto fosse riparabile solo con la sostituzione di un pezzo di cui purtroppo non disponevano nell'immediato, e che se voleva salire avrebbe dovuto fare i gradini a piedi. 1665 gradini per 300 metri di dislivello. Sembra che appena il Führer se ne andò, gli ascensori ripresero a funzionare regolarmente. Ecco, quindi diciamo che è stata una partenza un po' difficoltosa. Prego, Raito. Beh, tanta storia e tante storie legate a questa edificazione. Intanto una straordinaria opera ingegneristica, è un'opera che ormai da oltre un secolo, quasi un secolo e mezzo, è qui in piedi a testimoniare quella che era stata anche la qualità tecnica dello studio connesso alla realizzazione di questa straordinaria torre. È un'opera che è diventata anche un esempio della grandezza di un paese, di un popolo che si doveva rialzare dopo la situazione drammatica e difficile del conflitto franco-prussiano. Abbiamo visto quanto... Vogliamo accennare leggermente cosa è successo nel conflitto, cioè i prussiani arrivarono fino a Sono arrivati a Parigi e quindi arrivarono oltre Parigi e invasero la Francia. Di fatto ci fu un'invasione praticamente della Francia che poi non fu una passeggiata, assolutamente ci fu sicuramente un'occupazione molto pesante che sollevò anche poi quello che era il senso di rivincita che i francesi covarono a lungo fino almeno alla prima guerra mondiale, anche in virtù delle pesantissime riparazioni di guerra che furono costrette a versare poi alla Germania, alla Prussia prima, che poi divenne chiaramente Germania. Quindi insomma questo senso di rivalsa portava anche a questo fortissimo desiderio di grandezza. C'è un bellissimo libro che è stato curato da Giovanni Luigi Fontana, che è stato uno storico dell'economia qui dell'Università di Padova, è uno storico dell'economia dell'Università di Padova, molto bravo, che si è occupato proprio delle esposizioni universali e delle esposizioni internazionali di fine Ottocento. E su una di queste si racconta come le esposizioni siano state sia un grandissimo momento di incontro, ma anche un grandissimo momento di confronto, in cui gli apparati industriali dei paesi dovevano dimostrare la forza e la capacità che riuscivano a mettere in campo attraverso anche queste realizzazioni. Ecco quindi che quest'opera si carica di un significato simbolico molto importante. È un segno di rinascita e di rafforzamento del popolo francese, ma anche un segno di dimostrazione di qualità della tecnica ingegneristica e della produzione siderurgica francese. Quindi sicuramente si carica di una forte esemplificazione di quella che è la potenza di questo paese che rinasceva dopo il dramma del conflitto franco-prussiano. Abbiamo visto le difficoltà, abbiamo visto gli scontri anche tra intellettuali che hanno caratterizzato quest'opera, però è un'opera che ha saputo imporsi ed è un'opera che
se ha saputo superare i 20 anni che erano previsti per la sua sopravvivenza e per la sua durata, significa che ha rappresentato una scommessa vinta anche da parte di chi ha deciso di puntare proprio su quel progetto. Un progetto in ferro che inizialmente sembrava brutto per gli orizzonti, per il panorama che prestava la città di Parigi, che poi è diventata in modo quasi magico l'esempio simbolico del valore di quella città. È un'opera che ha basato anche sulla grande ricostruzione fisica e tecnica elaborata da chi l'ha progettata, la restituzione di una grande capacità di anticipare i tempi. La resistenza al vento, che era determinante, ha portato, come abbiamo visto, a quel tipo di impostazione architettonica dell'opera. È un'opera che è ancora lì, di fronte ai cambiamenti climatici, di fronte a quelle che sono state le grandi trasformazioni che sono caratterizzate, è un'opera che attira ancora oggi tantissime migliaia e milioni di visitatori da tutto il mondo, e quindi direi che è stata una straordinaria scommessa vinta da chi l'ha messa in campo in quel 1889. Ma diciamo che quella intreccio di ferro di cui è formata la Torre Eiffel viene anche esasperato per dare un senso artistico alla, non è soltanto essi un supporto per evitare l'impatto del vento, ma soprattutto è un aspetto estetico che devono dare a questa torre, che naturalmente Eiffel si impegna di demolirla dopo 20 anni, ma che in realtà poi diventerà un oggetto artistico incommensurabile, quindi non verrà più abbattuto. Ma chi è che però la cosa si aggrava, perché Eiffel nel frattempo combina un po' di guai, soprattutto nella costruzione del canale di Panama. E allora c'è tutta una attività contro Eiffel, perché Eiffel viene condannato e poi ne parleremo, e quindi si torna all'abbattimento della torre. Ma chi è che salva la torre, professore? Subito dopo la sua inaugurazione. Le do un suggerimento: un italiano. Se lei vuole dirmi un nome, io so che la fortuna che Eiffel incontra nel salvare la sua opera dalla demolizione è Ferrier, quello che gli suggerisce che ha bisogno di questa torre per piazzare le sue antenne radiofoniche. Appunto. E chi è l'italiano che salva la Torre Eiffel? Volta in questo caso, no? L'inventore Marconi. È Marconi l'inventore. Se Marconi non scopriva le onde elettromagnetiche, la Torre Eiffel probabilmente sarebbe stata abbattuta. Poi naturalmente c'è l'intermediario, il quale dice: io per ragioni di comunicazione, per ragioni militari, ho bisogno di avere un punto di concentrazione della comunicazione. Quindi è la premessa che poi guiderà tutto il conflitto, il primo conflitto mondiale. Prego. Sarà determinante infatti le intercettazioni di queste stazioni radio piazzate sulla Torre Eiffel proprio contro la Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Peccato che Dumas figlio fosse già morto prima, era morto precocemente, lui che aveva tanto combattuta avrebbe dovuto ricredersi per gli attacchi che gli aveva apportato. Invece un'altra curiosità va sottolineata per quanto riguarda il sostegno, ovvero quando iniziarono i lavori nel campo Marte, dove abbiamo visto come c'erano questi villini eccetera, si accorsero di un imprevisto, ovvero che la Terra era tutta fangosa, era impregnata appunto di acqua, erano vicini alla Senna, per cui dovettero andare fino a 12 metri di profondità per trovare la terra calcare, e anche lì è stato molto abile nel trovare un sistema per far lavorare gli operai e tirar fuori tutta la terra e il fango e arrivare fino a questi 12 metri dove hanno trovato effettivamente la base più solida. E un aneddoto altrettanto curioso: la Torre Eiffel poggia, se andiamo a guardare, su una base che è più leggera di quello sforzo che sopporta una sedia.
Perché la Torre Eiffel si calcola che siano distribuito il peso su ogni centimetro ci siano 4 kg, ogni centimetro quadrato ci siano 4 kg. Se noi facciamo questa proporzione sulla sedia che utilizziamo, ne sono molti di più i chili che vengono distribuiti sui centimetri quadrati sulla sedia. Quindi è stato molto abile l'ingegnere sotto questo punto di vista a distribuire tutto questo peso su questa base allargata. Da dire ancora un'altra cosa, che all'inizio alla Torre Eiffel non era previsto che salirci sopra, doveva solo essere vista dal basso. Certo. Le scale vengono poste solo successivamente. Un'altra cosa, gli archi stessi non erano previsti. Ci fu un altro ingegnere, amico sempre di Eiffel, Sauvest, il quale progettò le arcate. Quindi tutte opere aggiuntive che l'hanno ingentilita, che l'hanno resa poi questo bellissimo monumento mondiale che ha 7 milioni di visitatori l'anno. Certo, ma soprattutto l'hanno irrobustita, le arcate servivano per contrapporsi alla spinta del vento e alle oscillazioni che il vento crea nella Torre Eiffel, perché la Torre Eiffel quando c'è vento si sposta di qualche metro la cima della torre, quindi ha necessariamente una sua flessibilità. Se fosse rigida probabilmente si romperebbe. Ecco, ma c'è un altro fattore. Per la prima volta in questa torre viene utilizzata un'altra tecnologia, e cioè l'ascensore. Prego, professore. Questa è una bellissima, direi, verifica di come in qualche modo la tecnologia, la scienza, gli studi, l'ingegneristica facciano passi avanti molto significativi. Il passaggio del video presentato prima credo sia molto interessante, soprattutto nell'aspetto della venuta di Hitler a Parigi nella Seconda Guerra Mondiale, quando insomma, i francesi annichiliti dall'avanzata della Wehrmacht cedono la capitale di fatto sotto l'egida di questo nazismo imperante. Hitler arriva e vorrebbe, come fanno questi milioni di visitatori, andare in cima alla torre per vedere, per dominare tutta la città, di fatto dominando quasi tutta la Francia. Per dominare doppiamente la città. Doppiamente, sì sì, anche in qualche modo ponendo in sfregio anche quello che era il simbolo dei francesi, l'arrivo dei nazisti con il grande simbolo del nazismo a dominare proprio sopra questa torre, quella che è la città. Ed è bello perché gli ascensori in quel contesto, che sono gli unici strumenti tecnici che consentono di superare la fatica di fare oltre 1600 scalini e di salire oltre 300 metri su per questa torre emblematica insomma della città, vengono bloccati e vengono fermati. Si dice che quegli ascensori non possono più funzionare perché mancano dei pezzi di ricambio. Allora qui dimostra come l'uomo attraverso la tecnica e la tecnologia riesca anche a scalare le vette più importanti, però alla fine l'uomo continua ad essere padrone della tecnologia e quindi in qualche modo può anche porre un limite, un argine a quello che è lo sfregio di quel simbolo straordinario della Francia che era rinata dopo il conflitto franco-prussiano. E allora devo dire insomma che la tecnologia fa passi da giganti, ma in questo dimostra, direi, Eiffel, tutta la sua carriera di ingegnere è una carriera portata un passo avanti rispetto al mondo che lo circonda. È una sfida continua, come dimostreranno anche gli ultimi anni della sua vita, quando sarà uno dei primi inventori di una galleria dell'aria, ad esempio. Certo. No? Ne sentiamo parlare oggi come uno degli strumenti più importanti dell'aerodinamica, per esempio, per studiare quelli che sono gli impatti che il vento fa sull'aerodinamica degli aerei, sull'aerodinamica delle vetture e così via. E lui già nei primi del Novecento pensava a questo strumento come uno strumento di impatto, uno strumento di studio. E allora devo dire, tecnologia, intelligenza, studi rappresentano nella civiltà del progresso, che poi purtroppo in qualche modo viene interrotta dalla brutalità della Prima Guerra Mondiale, un fortissimo slancio di impegno ideale, politico e anche ideologico che nella Tour Eiffel, in Eiffel ingegnere e in questa straordinaria invenzione che sarà l'ascensore, troveranno sicuramente un passo avanti molto significativo. Ma questi ascensori obbligano Eiffel a fare quello che il professor Zanella ci spiegava prima, cioè mettere la Torre Eiffel vicino al fiume. Allora, per quale motivo? Perché gli ascensori
allora non erano ascensori elettrici, ma erano ad acqua. Idraulici. Quindi avevano dei contrapesi molto grandi, dei cubi molto grandi, con dei demoltiplicatori in maniera tale che il minimo spostamento di questo tubo che veniva regolarmente caricato e scaricato potesse spingere, diciamo, l'ascensore fino a una certa altezza. Non arrivavano fino alla cima perché ce n'erano almeno tre che si alternavano, quindi smontavo da uno, poi montavo sull'altro, eccetera. E questo naturalmente ha dovuto usare, piantare la torre nel fango fino a trovare poi il sostegno, ma aveva necessità dell'acqua perché altrimenti non poteva avere gli ascensori. Motivo per cui solo successivamente mise le scale, solo successivamente mise gli ascensori e aprì la porta a un business non indifferente, perché abbiamo visto che solo la prima volta più di 30.000 visitatori vollero andare a vedere il mondo finalmente dall'alto, perché a quell'epoca non c'erano aerei, non c'era, al massimo potevi andare in montagna, ma la visione era tutt'altra. Vedere Parigi da 300 metri d'altezza era una cosa che nessuno si poteva permettere a quell'epoca. E allora passiamo al prossimo contributo. Nel 1884 Maurice Coquelin, un giovane ingegnere svizzero di 28 anni, 5 anni prima era stato assunto dall'impresa di costruzioni metalliche e lavori pubblici fondata da Gustave Eiffel ed era stato nominato capo dell'ufficio di progettazione della ditta. L'esposizione universale del 1889, assegnata a Parigi, si avvicinava e l'ingegnere svizzero pensò di proporre il progetto di una torre che raggiungesse l'altezza simbolica di 1000 piedi, cioè 300 metri. Un'opera unica, perché nessuno era mai andato così in alto. Sottopose il suo progetto a Gustave Eiffel, ma inizialmente l'ingegnere francese non si mostrò molto entusiasta, anche se era rimasto impressionato dall'altezza di 1000 piedi. Eiffel però avrebbe preferito, ad esempio, la presenza di un grande arco. Così Coquelin, insieme al direttore tecnico Émile Nouget, rivisitò il progetto, aggiunse alcuni elementi, altri ne tolse. Questa volta Eiffel ne rimase entusiasta. Con Coquelin e Nouget, Eiffel depositò il brevetto per la costruzione di pilastri e piloni metallici di altezza anche superiore ai 300 metri. Poco dopo ricomprò però dai due ingegneri i loro diritti in cambio del versamento a ciascuno dell'1% del costo di costruzione della torre per avere l'esclusiva sul progetto. L'industriale influente e rinomato Eiffel era probabilmente l'unico in grado di portare a termine un progetto del genere. Coquelin fu messo a dirigere la costruzione e nessuno dei 18.038 componenti dell'edificio avrebbe lasciato il sito di produzione senza la sua approvazione. Di Eiffel disse: ha fatto tutto il necessario con la sua caratteristica perseveranza per far adottare e realizzare il progetto. Maurice Coquelin nel 1893 sarebbe subentrato a Gustave Eiffel alla guida della compagnia di costruzioni Eiffel. Prego, professor Zanella. C'è da dire che questi ascensori, per la prima volta utilizzati, richiedevano anche del tempo. Bisognava almeno essere disposti a pazientare dai 10 ai 15 minuti per arrivare sopra, per tutti questi pesi e contrappesi che era necessario. Poi il cambio, c'erano i tre piani dopo 30 metri, bisognava cambiare cabina perché doveva essere contropesato bene questo movimento. L'altra cosa che è sfiziosa, se vogliamo, che è simpatica, è che Eiffel concepisce nel punto più alto, quindi in prossimità dei 300 metri, concepisce addirittura una stanza privata dove poter andare lui con sua figlia a godersi il tramonto, appunto, da Parigi dall'alto. Ci andrà spesso, dicono, perché di sera vedere Parigi dall'alto è una delle soddisfazioni più grandi, quindi una stanza privata posta proprio nella sommità della vetta della torre. Un'altra curiosità della torre stessa invece è quella che nel 1912 fu utilizzata
da Richard Rekelt, diciamo, il primo che volle fare l'esperimento di buttarsi con un prototipo di un paracadute da 30 metri, e purtroppo questo esperimento finì male, si schiantò al suolo, insomma. Ma scelse la Torre Eiffel per fare questo tipo di esperimento. Non si aprì il paracadute. Non si aprì il paracadute, ecco, forse, ma anche 30 metri forse erano troppo pochi per provare a sperimentare questo suo prototipo di paracadute, insomma. Quindi si macchiò l'idea subito. L'idea era venuta da Leonardo da Vinci. Ah, lui l'aveva già concepita secoli prima, chiaramente. Sì, l'uomo, l'uomo di Icaro, insomma, che si permetteva il volo. Invece un'altra cosa che va altrettanto sottolineata è l'utilizzo degli operai. Questa categoria di 250 persone che all'inizio sono tutti baldanzosi e contenti, ma quando cominciano a lavorare a 20, a 30, a 40, a 50, a 100, 150, a 200 metri, si rendono conto del rischio di lavorare a queste quote. In un primo tempo lui si stupisce delle proteste quando fanno uno sciopero, perché si accorgono dei rischi che corrono, indicano uno sciopero, e lui li guarda stupito e gli dice: ma che differenza c'è a lavorare a 40 metri, a 200 metri? Per lui non c'era nessuna differenza, invece le differenze c'erano, e come. Sta di fatto che va un po' incontro a queste richieste, anche perché non poteva perdere tempo, non poteva perdere tempo, e cosa fa? Riduce l'orario di lavoro, le giornate di lavoro erano di 12 ore, quindi riduce l'orario di lavoro, mangiavano sempre in quota, non potevano neanche scendere perché perdevano tempo a scendere, certo. Quindi mangiavano in quota, quindi va incontro con una piccola e ulteriore indennità, ma riducendo l'orario di lavoro. Ecco, tutte cose che un po' cercano di far vedere anche un Eiffel dal volto umano. E l'abilità di Eiffel è anche quello che durante la costruzione delle sue opere, sia nei ponti e nei viadotti, lui chiamava i fotografi per fotografare bene tutto quello che stava avvenendo, e questo gli creava ulteriore fama, gli creava ulteriore credibilità nell'opinione pubblica, e non a caso verrà chiamato in varie parti del mondo a realizzare appunto queste sue opere. Certo, allora questa torre è costruita, diciamo, con le tecnologie dell'epoca. All'epoca non c'erano i bulloni e non c'era il sistema di saldatura, quindi per saldare due lamine di acciaio o di ferro bisognava portarle all'incandescenza, poi batterle fino a che il ferro poi si saldava automaticamente e usa la tecnica dei ribattini, e in questo senso abbiamo un contributo che ci spiega la difficoltà, perché questi operai a quell'altezza avevano paura, perché solo a mettere un ribattino ci volevano quattro persone, e una piastra su cui dovevano stare in piedi, dove usavano anche una fornace dove arroventavano il ferro per poter fare questa operazione dei ribattini. E abbiamo il contributo numero 4.